Terza giornata di manifestazione per l'edizione 2008 di EIMA International. Eccoci puntuali con la nostra informazione. Il Club Meccatronica, per promuovere e diffondere i concetti della meccatronica, è presente con un proprio stand in fiera e durante la seconda giornata dell'evento bolognese ha proposto un convegno denominato La meccatronica nella progettazione delle macchine per l'agricoltura. Ma cos'è la meccatronica e cosa è stato evidenziato durante il convegno? La meccatronica è quella filosofia o quella scienza che si sta portando avanti nel campo della meccanica in modo particolare, che è l'inserimento dell'elettronica e dell'informatica sulla base meccanica dei prodotti meccanici, idraulici o pneumatici. Il tutto serve per legare insieme questi componentisti meccanici e farli diventare un sistema. Quindi non più una parte meccanica, una parte idraulica e una parte pneumatica che lavorano distintamente, ma l'informatica e l'elettronica che si inseriscono, coordinano tra di loro l'attività di queste tre parti e si forma non più un particolare, ma un sistema, una catena cinematica di trasmissione meccatronica. Il convegno di oggi ha un'importanza fondamentale ed è quella di fare vedere e di fare conoscere questo aspetto. L'evoluzione che c'è nella progettazione di una macchina agricola e quindi l'esecuzione di una macchina agricola, tra quello che era uno studio che veniva fatto completamente all'interno di un'azienda che produce macchine agricole, invece l'evoluzione che porta all'interno competenze e conoscenze di sistemi meccatronici che consentono al costruttore della macchina di elaborare in fretta, più velocemente, tecnicamente più avanzata, più sicura, una macchina con l'apporto di questa tecnologia esterna che sono i componentisti di sistemi meccatronici avanzati. L'obiettivo immediato è creare sempre più questa cultura all'interno dell'industria della componentistica in modo da rimanere un settore di alto livello tecnologico, di supporto alla progettazione dell'industria non soltanto agricola ma industriale, di essere più avanti rispetto ai competitori di altri paesi a bassa tecnologia, quindi dare un valore aggiunto nella progettazione e costruzione della macchina agricola, in questo caso perché siamo all'EIMA, dando funzionalità, minori costi di esercizio, soprattutto sicurezza, una macchina più sicura perché un comando fatto a distanza della macchina stessa, dall'operatore, genera sicurezza e sicuramente un'attività e una funzionalità della macchina più certa e più sicura, più funzionale, ma anche più economica dal punto di vista che genera un lavoro determinato, ben preciso e non più a caso. Credo che l'Italia è un leader nel settore europeo, ma anche extraeuropeo, per quanto riguarda la produzione, la progettazione di sistemi meccatronici, soprattutto nel campo della componentistica. Cioè, teniamo presente che tutto il mondo occidentale, quindi Stati Uniti e Europa, producono sempre più macchinari con dentro componentistica e meccatronica e l'Italia, soprattutto la zona, l'Emilia Romagna in modo particolare, tutta la via Emilia che si porta fino su a Milano col territorio poi del Piemonte, hanno sviluppato negli ultimi dieci anni aziende altamente qualificate nella componentistica meccatronica e sono leader nel fornire non soltanto prodotti ma anche consulenza, competenza e partnership con produttori di macchine agricole e industriali europee e non solo europee. Il bello di EIMA International è di poter vedere tante macchine, guardarle e toccarle. Non è facile però sapere se tra i tanti modelli esposti c'è il trattore dei propri sogni o quello più adatto alle esigenze della propria azienda. A tal proposito parliamo del cercatrattore. Un altro scoglio da superare durante la ricerca di un mezzo a noi più idoneo è la difficoltà di confrontare le caratteristiche e le prestazioni dei modelli proposti dai diversi costruttori. Per rispondere a queste domande, Edizioni L'Informatore Agrario, in collaborazione con Unacoma, ha realizzato un nuovo strumento, il cercatrattore, una banca dati al servizio di visitatori ed espositori. Al centro servizi nel cuore di EIMA International è stata allestita una postazione di computer dove per tutta la durata della manifestazione, con l'assistenza di personale MAD, Macchine Agricole Domani e dell'informatore agrario, si potranno ricercare e confrontare i modelli di trattori esposti. Inoltre si potranno scoprire le ultime novità proposte dai costruttori. Le principali funzioni del cercatrattore sono state presentate in un incontro mercoledì 12 novembre.
Una filiera leggera dei mezzi tecnici che salvaguardi gli imprenditori agricoli, ma anche tutti i protagonisti della filiera a monte dell'attività agricola. È questa la proposta di Confagricoltura lanciata dal componente della Giunta nazionale Andrea Vergati nel corso della tavola rotonda denominata «Dalla crisi internazionale all'impatto della PAC, riflessi sui mercati della meccanizzazione e dei mezzi tecnici». Noi parliamo oggi dell'evoluzione che l'agricoltura italiana avrà assieme a quella europea nei prossimi anni. È un'occasione per fare un bilancio degli anni passati, della situazione attuale che si presenta assai difficile e delle prospettive che noi avremo nel prossimo futuro. Riteniamo che da un confronto tra mondo agricolo e mondo delle macchine agricole, dei produttori di macchine agricole e dei commercianti di macchine agricole in più generale di mezzi tecnici esca fuori un discorso comune volto a razionalizzare quello che possiamo fare nell'ambito di una filiera di utilizzazione che deve comunque accocciarsi. E noi vorremmo far presente anche le grandi difficoltà che oggi ha il settore agricolo, nella consapevolezza che gli anni che ci attendono saranno anni abbastanza difficili e con la certezza anche che però l'industria delle macchine agricole e i commercianti di mezzi tecnici in generale sappiano adeguarsi anche all'evoluzione e alle richieste e ai desideri che noi portiamo avanti, nel senso di accorciare questa filiera con un risultato più tangibile, più valido economicamente, sia per il fruitore finale che per il fornitore di mezzi tecnici. Durante la tavola rotonda anche una riflessione sui costi e su quella che è l'attuale situazione economica mondiale. Noi riteniamo che molto dobbiamo fare noi con le nostre mani. Possiamo chiedere interventi al governo di sostegno delle imprese in senso generale nel mantenere alcune promesse che sono fondamentali per la tenuta del mondo agricolo, ma molto è anche nelle nostre mani, nel senso che dobbiamo inventarci un qualche cosa per rendere più efficiente il collegamento tra fornitori e fruitori e quindi per abbassare in tutti i modi i costi nostri e dell'industria. Credo che interventi particolari al governo non possiamo chiederli e credo che l'Unione Europea difficilmente possa venirci incontro in un momento dove le emergenze sono tali per cui il settore agricolo, anche se importante, importantissimo, non vorrei che fosse magari destinato ad essere provvisoriamente messo in angolo per problemi più importanti. Ci auguriamo di no, ma dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Termina anche questa terza edizione del nostro TG Online in occasione di EIMA International 2008. Arrivederci da Bologna alla prossima edizione.